Luigi Veronesi, fotogrammi e fotografie, pubblicato da Einaudi nel 1983. Il fotogramma, cioè l'immagine luminosa ottenuta senza la macchina fotografica, è il segreto della fotografia. In esso si rivela la caratteristica unica del procedimento fotografico, che permette di fissare immagini di luce e ombra su una superficie sensibile senza l'aiuto di alcun apparecchio. Il fotogramma apre nuove prospettive su un linguaggio visivo finora completamente sconosciuto e governato da leggi proprie. Nella lotta per giungere a un nuovo modo di vedere le cose, il fotogramma è un'arma del tutto smaterializzata. Questa è la definizione che il grande artista e teorico della fotografia, Laszlo Molinaghi, scriveva nel 1933 nella rivista Telehor. Non possiamo trovarne una migliore. Il fotogramma, dunque, non è una vera fotografia, ma è solo la registrazione della forma di un oggetto, della sua capacità di trasmettere la luce e delle ombre che genera quando è illuminato. Con una tecnica di base semplicissima, l'oggetto posato su una superficie fotosensibile e quindi illuminato permette a questa superficie di registrare trasparenze, spessori, ombre, luce e riflessi in una gamma ricchissima di affascinanti variazioni e possibilità espressive. L'immagine che si ottiene non è mai un documento, o la descrizione o la rappresentazione di un oggetto, ma la trasformazione dell'immagine di questo oggetto in un puro rapporto di luce e ombra. Franz Roh scriveva nel 1929 in Photo Auge: «Le rayon modèle l'objet d'une façon tellement différente que son corps disparaît plus que comme un lueur et une abstraction d'un monde étrange». In effetti, il fotogramma ebbe origine quando un raggio di luce per la prima volta incontrò sul suo percorso una cosa e creò un'ombra. Più tardi, molto più tardi, gli uomini sono riusciti a fissare luci e ombre su delle superfici sensibili. Per assurdo potremmo dire che poiché anche la pelle umana è fotosensibile, l'impronta chiara di un costume da bagno su di un corpo abbronzato dal sole costituisce un esempio di fotogramma in negativo. Il fotogramma rientra nella maggior parte dei casi in quell'orientamento metafisico o astratto che ha influenzato e condizionato buona parte di tutta l'arte moderna. Gli oggetti ritrovano nel fotogramma la loro espressione primordiale. Noi possiamo vederli al di là della loro forma reale, in immagini che non ci appaiono, eppure sono vere e che mutano istantaneamente al muoversi del minimo filo di luce.